Siamo rientrati ieri sera, si è conclusa la partecipazione del nostro comune al rinnovo dei 30 anni di gemellaggio con Funstat, che si è tenuta all'interno del grande festival dell'Essentag, un festival straordinario a cui abbiamo partecipato insieme agli studenti e studentesse del Vasari, che hanno promosso il nostro territorio e i suoi prodotti enogastronomici, insieme agli sbandieratori, insieme alla scuola di musica Schumann, che ormai coltiva una relazione di gemellaggio e di rapporti con la città di Funstat decennale. Quindi veramente un ringraziamento da parte nostra, di tutta l'amministrazione, a tutti quelli che hanno lavorato per questa straordinaria esperienza che è stata la nostra partecipazione all'Essentag Funstat, e tanta soddisfazione da parte nostra nell'essere stati capaci di coltivare per 30 anni un gemellaggio, che vuol dire fare relazioni, mettere in comunicazione i territori, e questo per noi è un grande elemento di valore ed è bello per noi che la nostra comunità, il nostro associazionismo e i nostri giovani studenti e studentesse abbiano avuto la possibilità di toccare con mano questa relazione, di creare contatti umani, di rafforzare quel gemellaggio culturale e formativo che c'è e ci deve essere tra i nostri territori. Il nostro ruolo è stato attivo per tutti e 3 i giorni delle feste, perché abbiamo sempre partecipato a delle esibizioni, a delle sfilate, a delle piccole show, diciamo, nel percorso della cittadina di Funstat. Devo dire che con un grande successo da parte del pubblico, è stato per noi molto gratificante. Il nostro gruppo era composto da 18 persone, e in particolare anche da giovani sbandieratori che sono entrati nel gruppo recentemente grazie allo scouting che è stato fatto dai nostri dirigenti, e devo dire hanno partecipato con grande senso di responsabilità e capacità. Quindi un plauso a questi ragazzi, insomma, che hanno dato veramente spettacolo. Noi abbiamo partecipato a questo festival come, diciamo, siamo stati promotori del territorio, abbiamo promosso il territorio con i prodotti del territorio e i piatti del territorio, quindi lì abbiamo realizzato piatti tipici della zona che si fanno non solo in Val d'Arno, ma un po' in tutto questo territorio, la provincia di Firenze e di Arezzo. Abbiamo fatto sicuramente le tagliatelle, abbiamo fatto delle tagliatelle ragù, poi i crostini con i fegatini di pollo, ecco, sono tra le cose che sicuramente sono state più apprezzate da tutti. Innanzitutto è stata un'ottima esperienza sia dal punto di vista degli studenti ma anche penso dei professori, perché ci siamo messi in prima linea sia in una città comunque nuova e anche in un paese dove abbiamo affrontato anche una lingua. Io studio tedesco, quindi nell'indirizzo che ho scelto studio tedesco e ho saputo mettere in pratica le lezioni e quindi la lingua parlando. E gli altri ragazzi, comunque, chi non faceva tedesco, l'inglese. Quindi è stata un'ottima esperienza. Quindi io ringrazio tantissimo il comune di Figline Val d'Arno e anche la scuola dell'Isis Vasari, ma anche il comune di Funstat che comunque ci ha dato molta disponibilità e il comune di Figline che ci ha dato l'opportunità di fare questa esperienza. Quindi una crescita sia professionale ma sia anche personale dal mio punto di vista. Il nostro ruolo è stato quello di animatori della cerimonia attraverso appunto un quartetto dei clarinetti che abbiamo fatto linea nazionale, insomma, durante la cerimonia di rinnovo della firma, diciamo, del gemellaggio. Ma per me va